Ecco, qua mi pare che possa andar bene. Ma... A voi come vi pare? Non sono pratica. Sì, sì. Permettete, se no il sole vi dà fastidio agli occhi. Sì. Voi la testa come preferite tenerla, a destra o a sinistra? Beh, credo che mi sia perfettamente indifferente. No, per via del naso, alle volte. Permettete ancora? Sì, prego. Grazie. Dunque. Allora vogliamo cominciare? Cominciamo. No, scusate, vi dispiacerebbe chiudere gli occhi perché mi dà fastidio essere osservato mentre opero. Giusto. Grazie. Come vi sentite? Non ho provato nessuna sensazione. Beh, questa era un po' una dose per bambini, diciamo. Sì, era come il bacetto sulla bua. Vedete, ogni medicina ha le sue istruzioni. Vogliamo seguirle un momentino? Scusate. Questo braccio dovrebbe andare qui. Ecco, anche un po' più su, sì. Oh, questo stringetelo intorno alla vita. Ecco, adesso questa è la posizione giusta. Mi pare che lei come numero 17 mi va un po' stretto. No, no, non mi sono mica ritirato. Dunque, ora voi chiudete gli occhi e contate mentalmente fino a 10. Al resto ci penso io. Oddio, che mi succede? Ah, niente, niente. È il cancro del parabrezza. Ah. E adesso senza occhiali non ci vedete? No, no, ci vedo. Soltanto che la natura mi ha dato un fisico non adatto alla mia mentalità e gli occhiali riescono a correggere in parte questi miei difetti. Avvocato, posso dire una cosa? Secondo me la natura ha fatto più del suo dovere. È la vostra mentalità che è sbagliata. Beh, non ha importanza. Spero di essere guarita, grazie. Ad ogni modo, se avete ancora bisogno, il medico è come un missionario, si deve sacrificare. Penso che non ce ne sarà più bisogno. Come volete. Ministerstvo práce. To je skutečně zvláštní. Co pak se stalo? Ano, skoro rok jste hlášena mezi oběťmi leteckého náletu. Nad tím se ještě zapotíme. Oh. Co se dá dělat? Co jste vlastně chtěla? Hledám si nějakou práci, něco domů, padáky nebo cokoliv. Ano, jistě. Vyplňte tenhle formulář, prosím. Děkuju. To ještě způsobí spoustu zmatků. To mě mrzí. Vytřímáš? Nevytřímám. Ale pač, 4 měsíce. Ile měsíce? Październik, listopad, grudzień, styczeń. No, no, a jak? Bez tego? Co? Och, będziemy lepić torebki do ziółek, wycinać pudełka, robić laleczki dla cepeli. Laleczki dla cepeli. Jezda. Chtěl bych vidět, jak by si s to jednou rukou zavázala ty. Tam nikdo nebyl. Pojď. Strhnout. Ještě štěstí, že to nemáš na dlaní, viď? Tady je horko. Che mi avete preso per un'attrice? Ecco signora, cosa fate?
Su, ma basta, che volete? Ragazzi, andate via, basta, su. Oh, buongiorno, buongiorno Marcello, signora, cosa c'è? Buongiorno, signora, sono il dottor Lucenti. Avremo piacere. Bisogno di parlare un momento con lei da sola. Da sola? È successo qualcosa? No, cos'è abbia successo? La compiacenza di seguirmi, signora, ho qui la macchina, venga con noi, la prego. Ma perché? È successa una disgrazia. Cosa? Non si spaventi, signora. I bambini! No, non faccia così, venga con noi, la prego, ragazzi, via, ma levatevi. Cosa è successo, Marcello? Lei me lo deve dire, che cosa? Li vedrà più tardi, bambini, sono feriti, soltanto feriti, ma le prometto, signora... Basta, insomma! Fitti, ma come feriti, me lo dica! Stia calma, ragazzi! Un momento, una sola! Signora, signora!